La notizia che Federica Panicucci e Mario Fargetta fossero in crisi ha preso a circolare in rete, e non solo, da diversi anni. La conduttrice di Mattino 5 e il noto DJ hanno reso noto, attraverso l'avvocato Giulia Bongiorno, di essersi separati di comune accordo, sebbene legati da un affetto profondo. Non sono state rese note le motivazioni che hanno spinto i due a lasciarsi anche perché, come hanno sempre fatto nei quasi 10 anni trascorsi dal loro matrimonio, anche in questo caso i due hanno cercato di tutelare la loro privacy, soprattutto per il bene dei loro figli. Abbiamo provato a ipotizzare quali sono i motivi celati dietro la crisi tra la Panicucci e Fargetta, partendo proprio dai gossip circolati sul loro conto nel corso degli ultimi anni. Oggi.it. Lui non è un marito modello, lei fa buon viso a cattivo gioco. Era il 2012 quando il sito oggi.it cominciò a parlare di un allontanamento tra i due. La sexy conduttrice avrebbe fatto buon viso a cattivo gioco di fronte a una serie di presunti comportamenti scorretti da parte del marito. Aria di crisi, scrisse il noto settimanale, per poi proseguire. Sembra che in casa Panicucci Fargetta la vita non sia così serena. C'è chi dice che Mario non si comporti proprio da marito modello. E sempre gli stessi gossiperi sostengono che Federica faccia buon viso a cattivo gioco per evitare scandali. In quell'occasione, e in tutte le altre che sarebbero venute in seguito, la Panicucci smentì. Tutte cavolate. Federica troppo precisa e ansiosa. Fargetta mi chiama ansia e precis. Tra i motivi della crisi che ha portati alla separazione tra la Panicucci e Fargetta potrebbero esserci anche una serie di incomprensioni caratteriali. Fu la conduttrice stessa, nel 2013, a rendere noti i difetti che il marito le attribuiva. Ospite di Verissimo, dichiarò: sono fortunata perché ho un marito paziente. Crisi profonde non ne abbiamo mai avute, ma momenti di discussione sì, poi ci lasciamo alle spalle i problemi e andiamo avanti. Sono una mamma severa fino ad un certo punto, perché ho dei bambini bravi, ma è giusto che abbiano delle regole. Mio marito mi chiama ansia e precis, perché sono sempre ansiosa e precisina. La Panicucci nel 2013. Mario è il mio miglior amico. Federica tornò a smentire la crisi sempre nel 2013. Le voci di un allontanamento tra i due si erano diffuse a macchia d'olio su Twitter. Sempre sui social, la donna negò la presunta separazione in corso. Ma quale crisi? Ma quale maretta? In seguito, spiegò. I momenti di stallo, i problemi ci sono stati, ed esistono sempre. Ma nessuno di noi due, per un capriccio o un momento di difficoltà, come capita spesso, metterebbe mai a rischio quello che abbiamo, che è tantissimo. Non ci è mai capitato di sederci a un tavolo per immaginare soluzioni diverse. È il mio migliore amico. Con lui parlo di tutto, non ho segreti, il dialogo è l'unica terapia per mantenere viva una coppia. Allontanamento graduale, lei faceva vita da single. Quest'anno, attraverso il sito d'Agospia, le voci di crisi sono esplose con la forza di una bomba. Sarebbe stata l'ultima vacanza estiva di coppia dei due a far pensare che qualcosa non funzionasse più nel loro rapporto. I due sarebbero stati insieme a Forte dei Marmi ma, pur risiedendo all'interno della stessa casa, avrebbero condotto vite separate. Federica avrebbe fatto vita da single, concedendosi gite e cene con le amiche. Sempre assente il marito Fargetta. Il gossip di Dagospia. C'entra Melita Toniolo. L'ultimo pettegolezzo sul conto della coppia riguarda il presunto coinvolgimento dell'ex Geffino Melita Toniolo nel loro rapporto. Sempre secondo Dagospia, tra la bella diabolita e il marito della Panicucci ci sarebbe stato del tenero. Fu la giovane ex fidanzata di Alessandro Tersini a smentire la notizia. Minacciò, inoltre, di querelare chiunque avesse diffuso pettegolezzi di quel tipo. Chi se ne frega.